mare cristallino adagiato su sabbia bianca, vulcani possenti, una biodiversità tra le più alte al mondo e un'economia in forte crescita. Sarà la Repubblica d'Indonesia ad ospitare la prossima giornata della gioventù asiatica nel 2017 e i ragazzi della piccola comunità cattolica stanno già pianificando un programma per accogliere quanti verranno a Yogyakarta per vivere un'esperienza simile a quella condivisa con Papa Francesco in Corea. Nel vasto arcipelago asiatico, dove convivono varie confessioni religiose, la Chiesa è impegnata soprattutto nella formazione delle giovani generazioni, pilastri solidi per un futuro di integrazione e pacifica convivenza. First in next October there will be Indonesian Youth Day in Manado. Il prossimo ottobre ci sarà la giornata indonesiana della gioventù a Manado. Ci saranno dai 3.000 ai 4.000 giovani che vi si recheranno e vi parteciperanno. Mi auguro che per i cattolici non sarà tanto un'occasione per mettersi in mostra, ma auspico che questo incontro renderà i giovani consapevoli di quelle regole sociali necessarie per avvicinare le persone intorno a loro e instaurare con quanti li circondano un dialogo di vita per promuovere la pace, l'amicizia, la fraternità. Peace, friendship, fraternity. And the next year we will have. L'anno prossimo ci sarà poi la giornata mondiale della gioventù asiatica e per quell'occasione inviteremo anche molti giovani asiatici. Circa 3.000 giovani si riuniranno a Yogyakarta e per quanto ne so c'è già un programma che prevede visite a gruppi di altre religioni. Riguardo alla giornata della gioventù asiatica in Indonesia, i giovani indonesiani sono molto eccitati. Stiamo preparando diverse iniziative, anche le università, la mia e nel comitato organizzatore per l'evento. Invitiamo i nostri studenti a parteciparvi. Pertanto speriamo che ci saranno molti studenti, anche molti altri giovani al di fuori dell'università, che parteciperanno alla giornata della gioventù asiatica. Nella nostra arcidiocesi stiamo selezionando 25 studenti che verranno inviati a Manado. Non perdo la speranza, comunque parteciperò alla giornata della gioventù asiatica come volontaria. Sin da febbraio ho mandato il mio curriculum e sono molto fiera di essere volontaria per la GMG. Ho scritto che voglio essere nell'organizzazione perché desidero veramente incontrare il Papa, che mi ispira moltissimo. Why? Because I really want to meet Pope. He is very, very inspiring me. Quindi formazione per i giovani è molto importante, ma soprattutto per i giovani possiamo esplorare la loro vita attraverso la creativa come giovani, ma questa creativa è basata sulla fede cristiana, che è una vita nella fraternità anche, una vita che ha un cuore per gli altri, un cuore soprattutto per i poveri. E questa è la nostra formazione. E quindi per i giovani non solamente per preparare il futuro della una giornata per i giovani indonesiani, ma anche che viviamo ogni giorno un incontro per i giovani cattolici che con lo spirito di fraternità, e questo è più importante.